30 anni fa avete tracciato le linee guida di quella che sarebbe stata poi la chiusura degli OPG. Abbiamo lavorato come associazione nei confronti delle persone inferme di mente internate nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e abbiamo intuito che potevano stare al fuori dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che era un luogo incivile, incostituzionale. Avendolo constatato, noi per 30 anni, con l'autorizzazione della magistratura di sorveglianza di Messina e in collaborazione con la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona e dell'UEPE di Messina e del DSM di Barcellona, permettevamo che soggetti internati dentro l'ospedale psichiatrico giudiziario per lievi reati, per meno lievi e anche gravissimi reati, potessero stare fuori in regime di libertà. Il primo che è uscito in licenza d'esperimento era un ragazzo della provincia di Agrigento che aveva fatto attentato una rapina nella banca con una pistola a giocattolo, irrisorio. Abbiamo constatato, l'esperienza dice, che la persona con patologia psichiatrica, se debitamente curata, può restare nel contesto familiare, può restare nel contesto sociale dove vive, può vivere dignitosamente, può esprimersi anche lavorando e dando delle possibilità agli altri. Invece proprio questa ignoranza e prevenzione porta all'isolamento, alla emarginazione, alla segregazione, alla mortificazione di vita. Quali sono questi passi fondamentali da fare affinché si possa superare il problema dello stigma? Una informazione capillare che deve avvenire nella società e nello stesso tempo, e tutto questo lo deve fare l'istituzione assieme ad associazioni che rappresentano la società civile, e tutto, una presenza forte in seno alla famiglia che o se ne vuole scaricare oppure diventa il figlio che porta soldi con la pensione nei confronti degli altri figli. Il figlio non riuscito. E ancora i servizi di salute mentali che lavorano con serietà e in un modo completo come vuole la normativa.